Buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo vlog. Sto facendo un sacco di vlog, però oggi io sono felicissima perché stiamo andando alla Fiera dei Minerali, Preziosa, si chiama Fiera Preziosa, direzione Segrate. Sono già in macchina col mio camera dad, che stiamo andando a Segrate per questa Fiera dei Minerali, praticamente minerali, fossili e gioielli, quindi il mio posto preferito praticamente. E niente, questa fiera di solito la fanno anche a Monza, la fanno a maggio, ma io a maggio avevo il COVID proprio nella settimana che c'era la fiera e quindi non sono potuta andare. Adesso, quando ho visto che c'era la data di Segrate, ho detto vabbè, ci mettiamo un pochino ad andare, però dobbiamo andare per forza. Mi accompagna il mio camera dad, che è il mio papà. Io sapete che sono sola, non ho fidanzato, non ho compagno, non ho marito, faccio un sacco di cose con il mio camera dad, con il mio papà, e devo dire la verità che portare il camera dad a fare queste cose è un'arma a doppio taglio, perché se da una parte mi fai regalini, magari dice questo te lo regalo io per Natale, tante cose non me le fa comprare, magari perché mi dice no, questo non ti serve, come per quando siamo andati da Action e volevo comprare i pastelli che poi non me li ha fatti prendere, sono dovuta tornare. Se traballiamo perché siamo in macchina e io non ho portato il supporto, quindi mi sta già facendo male il braccio. Va bene, quindi andiamo e vediamo di trovare un po' di gioielli. Cerchiamo di stare un po' più stabili. Vediamo di trovare qualche gioiello, anche perché io questa cosa l'ho accennata ma non l'ho detta completamente. In questo periodo mi si sono rotti un sacco di braccialetti e un sacco di gioielli. Dunque, da questo lato, dove sapete che ho i bracciali, quelli in colori freddi, tipo azzurro, verde, eccetera, mi si è rotto un braccialetto di tanzanite, che tra l'altro la tanzanite è la mia pietra preferita, e mi si è rotto a letto. Mi sono svegliata una mattina e c'era il bracciale rotto nel letto. Poi mi si è rotto un altro bracciale, quello in apatite, che tra l'altro era un bracciale che costava abbastanza, e questo praticamente mi si è rotto al corso di Hula Hoop. Io sono andata a fare la prova del corso di Hula Hoop, che anche quello lo dovevo dire, poi mi sono menata via e non l'ho detto. Che cosa è successo? Sono andata a fare la prova del corso e perché ero interessato, ho detto qua devo fare un po' di movimento, devo fare un po' di ginnastica, cerchiamo di fare qualcosa che mi piace. Quindi ho visto che nel mio paese c'era il corso di Hula Hoop, sono andata a fare la prova e praticamente facendo girare l'Hula Hoop sul braccio, tac, mi si è spaccato il bracciale, quello lì, quello bello di apatite. Mi sono presa malissimo, ovviamente, e non mi sono iscritta al corso perché era anche abbastanza interessante, ma avrei dovuto togliermi tutti i gioielli tutte le volte, perché se cioè era da far passare intorno al collo, sulle mani, intorno ai polsi, e quindi avrei dovuto togliermi tutti i gioielli sempre, no? E quindi ho detto no, non mi iscrivo. Poi vabbè, mi è arrivata la mail che comunque il corso non è partito perché c'erano poche iscrizioni, quindi vabbè, meglio così. Dall'altra parte invece, dove ho i colori caldi, mi si è rotto alla Conad, che mi si è impigliato nella borsa, tipo il bracciale, quello che avevo il cornino, che mi aveva portato la mia amica da Napoli, che quando era andata l'anno scorso a Napoli mi aveva portato il braccialetto portafortuna col cornino. Mi si è rotto. Poi l'ultima cosa che mi si è rotta la fedina, quella, la fedina dell'ansia, quella che io chiamo la fedina dell'ansia, quella che era in argento con tutti i cuoricini. Mi si è rotta anche quella, e niente, la prima volta che mi si spacca un anello così di netto proprio. E quindi niente, quindi è un periodo che mi si stanno spaccando un sacco di gioielli, quindi noi dobbiamo fare bottino e comprare gioielli nuovi. Infatti vedete oggi che mi vedete senza anelli, di solito sono tutta piena di anelli e cose, non ho messo niente perché ho detto se mi devo provare qualcosa così ho le mani libere. E sì, domani mi rifaccio le unghie perché è già il terzo video che faccio con l'unghia rotta,
e mi sta dando fastidio pure a me. Domani mi rifaccio le unghie, quindi poi vedrete. Penso di fare un video short per farvi vedere che colore faccio. E niente, adesso siamo in direzione, non so quanto tempo ci mancherà, più o meno, e forse un 20 minuti di strada, e ci vediamo alla fiera. Balone. Ci sono le conchiglie a fuori.
Eccoci qua, 3 ore dopo siamo sulla via del ritorno a casa, quasi quasi il sole sta anche tramontando. E guardate là, lo vedete? Io sono tutta sfatta, dentro faceva caldo, fuori fa freddo, e sono tutta sfatta, sono partita da casa tutta carina, torno indietro, sono tutta sfatta. Ho comprato qualcosina, tutte cose veramente molto molto carine e arriverà il video gioielli pazzeschi in argento e con pietre sicuramente. È stato bellissimo, cioè avete visto le clip sicuramente, è stato cioè proprio come se fosse tipo il mio paradiso. Io voglio fare qualcosa con le pietre, cioè nel senso il mio futuro io lo vedo così, in mezzo a tutte le pietre, oppure la mia morte, come dicevo in un altro video, che vorrò essere sepolta con tutti i miei gioielli come i faraoni. E con questo io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, probabilmente vi farò vedere i gioielli. Vi bacio e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti. Ciao!